Located at the entrance to the Venice Lagoon and reachable by public transportation, the Lazzaretto Nuovo is an island of great historical and environmental relevance, with monumental buildings and archaeological sites in the heart of the Barene ecosystem of salt marshes, one of a kind worldwide. Since ancient times, control of the waterways leading inland has been strategic. A Benedictine monastery in the Middle Ages, known as the Vigna Morada. With the advent of the Repubblica Serenissima in 1468, it became the Lazzaretto, a place of quarantine for vessels suspected of carrying contagious disease from the Mediterranean ports. Under Napoleonic and then Habsburg rule, it was used for military purposes. Demilitarized by the Ministry of Defense in 1975, it passed under the aegis of the Ministry of Culture. Today, it welcomes thousands of visitors each year, thanks to the Rebirth of an Island project, which includes guided tours and scientific and cultural activities. Posta all'ingresso della laguna di Venezia e collegata dal trasporto pubblico, il Lazzaretto Nuovo è un'isola di grande importanza storica e ambientale, con edifici monumentali e scavi archeologici nel pieno dell'ecosistema delle Barene, unico al mondo. Fin dall'antichità ha avuto funzione strategica a controllo delle vie acque verso l'entroterra. Monastero benedettino nel Medioevo con il nome di Vigna Morada, con la Serenissima dal 1468 divenne Lazzaretto, luogo di quarantena per le navi sospette di contagio provenienti dai porti del Mediterraneo. In epoca napoleonica e austriaca fu quindi utilizzata per scopi militari. Dismessa dal Ministero della Difesa nel 1975 e vincolata dal Ministero per i beni e le attività culturali, accoglie oggi migliaia di visitatori all'anno grazie al progetto per la rinascita di un'isola, che comprende visite guidate e attività scientifiche e culturali.